dico, io volevo parlare della più grossa discarica che abbiamo in Molise e forse abbiamo in Italia, che è il mare. La sensibilità, e questo siamo, io mi occupo di pesca non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, quindi faccio parte anche di un organismo europeo. E il pescatore se ne è reso conto sempre di più, se ne è reso conto. Io mi ricordo una cosa che accadde alcuni anni fa, quando il pescatore è diventato più sensibile ad alcune specie. Mi ricordo le tartarughe, quindi il pescatore, come oggi fa, aiuta la capitaneria di porto e degli enti di ricerca nella catturare queste tartarughe che hanno difficoltà, quindi riportarle a terra. E spesso il pescatore mi chiedeva: ma che c'aveva quella tartaruga, perché stava male? E il 90% delle volte la tartaruga era piena di plastica, quindi ha mangiato una serie di cose che comunque vengono. Questo da un aspetto, il pescatore invece della piccola pesca, che pesca nelle zone più vicine alla costa, si è reso conto che alcune specie sono sparite alcune specie, non solo, ma specie, vi faccio un esempio, vongole e telline, che erano specie che esistevano e non esistono più, non vengono pescate, non esistono più, evidentemente, probabilmente non esistono più perché dei rifiuti chimici che rimangono nella zona più vicina alla costa hanno distrutto queste specie. Quindi diciamo che il pescatore si è sensibilizzato sempre di più, e alla fine il pescatore sta diventando veramente lo spazzino del mare. E su questo volevo portare due aspetti per i quali stiamo lavorando, stiamo cercando di anche a livello comunitario di risolvere la questione. Un aspetto è, in queste tartarughe spesso si trovava, vi porto solo questo esempio, perché come la normativa diventa anche difficile poi in mare, è difficile applicare tutta una serie di cose, vi porto solo l'esempio. Una zona come Termoli, per esempio, aveva nella raccolta del pesce, aveva le cassette di plastica, quindi aveva le cassette di plastica che venivano pulite, venivano sterilizzate e venivano di volta in volta riciclate. La Comunità Economica Europea ci ha imposto, e quindi abbiamo subito anche una serie di multe, ci ha imposto di usare le cassette di polistirolo, perché bisognava usare le cassette usa e getta. Oggi i pesci sono pieni di palline di polistirolo. Sto parlando di grandi pelagici, cioè sto parlando di tonni, sto parlando di... Quindi noi abbiamo creato un danno, e se chiediamo alla Comunità Economica Europea di ritornare alle cassette di plastica, ci dice di no. Quindi il pescatore, davanti a queste cose, e vi porto un altro esempio, e qui forse è la cosa più assurda. Io volevo portare un filmato, ma non sono riuscito, poi alla fine insomma ho avuto un problema, quindi non sono riuscito. Oggi nelle barche che pescano a strascico, sapete, la rete che strascica il fondo nell'Adriatico, io ho una serie di immagini, il 50% di quello che sta nel sacco della rete è rifiuto, il 50% è pesce. E anche qui ci siamo posti una serie di problemi. C'è stato un convegno organizzato anche da Legambiente, credo che all'Università del Molise a Termoli, e avevano dato una serie di dati, e sembra che il 90% dell'immondizia che sta, dei rifiuti che sta nel mare, provengono dai fiumi. Quindi ci siamo anche posti questo il problema, dice, ma allora sono le navi, allora sono... E quindi su questo discorso, su questa saccata che ha metà dell'immondizia, immaginate, metà di pesce, il pescatore vuole riportare questa roba a terra, perché si rende conto che questa roba comunque, a parte che la ripesca, ma poi comunque crea dei danni. Oggi se un pescatore riporta quella roba a terra, viene multato. Quindi non sto parlando solo di immondizia, sto parlando anche di rifiuti organici, sto parlando addirittura... non so se vi ricordate, ci sono stati dei problemi anche nel canale di Sicilia, anche rifiuti non proprio prodotti da, insomma, anche carcasse umane, abbiamo avuto dei problemi, quindi fermavano le barche, poi i processi, poi e su questo ora noi stiamo lavorando a un progetto, perché i rifiuti che vengono presi in mare vengono considerati rifiuti speciali. Quindi su questo adesso stiamo lavorando a livello nazionale, e qui stiamo cercando, proprio ieri abbiamo avuto un incontro con la Capitaneria di Porto, stiamo vedendo anche questo nuovo gestore che ritira poi i rifiuti nel territorio purtroppo di Termoli,
stiamo vedendo di trovare un accordo per far sì di predisporre per ogni pesco, soprattutto queste barche più grandi, predisporre una serie di bidoni specifici, fargli fare una raccolta differenziata e poi il venerdì non riportare solo le cassette di pesce ma riportare anche questi rifiuti, anche perché, ripeto, la loro sensibilità è sempre maggiore, si sono resi conto ormai i pescatori che il mare bisogna comunque salvaguardarlo, e su questo discorso delle cassette non lo so, insomma, ci stiamo lavorando, ma probabilmente arrivare a delle cassette riciclate ormai hanno dei costi eccessivi. Però anche su quello stiamo lavorando. Io mi auguro che la regione in questo ci venga incontro anche il comune di Termoli, e magari, ne so, Termoli potrebbe essere uno dei primi comuni virtuosi in questo senso. Okay, grazie.